Ciao a tutti, tarda amici di Tarta YouTube TV, io sono Aldi Stein e questo è questo video. Oggi siamo su una nuova top 10, chiamiamola così, perché ho messo insieme le 20 foto che più mi faranno incazzare. L'hanno fatto tutti, perché non farlo anche io? E l'ho fatto pure io. Partiamo subito dal 20° posto. Partiamo subito dal 20° posto. Tutti voi avete mangiato il Kit Kat nella vita. Mi piace tantissimo. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi piace il Kit Kat o qual è il vostro snack preferito. Si può mangiare in questa maniera il Kit Kat. Kit Kat va spezzato pezzo per pezzo, rigo per rigo, e te lo devi gustare. Dovrebbe essere controlegge mangiarlo così. Ma andiamo avanti. Perché al 19° posto troviamo una torta. Perché? Perché una torta deve essere tagliata? Ci sono pure le linee che ti dicono come devi tagliarla. 18° posto questo tombino. Abbiamo un tombino, una linea gialla storta. Che onestamente, se lo vedevo io quel tombino, lo giravo io stesso, credetemi. 18° posto. Questa va bene. Fa incazzare gli americani, sono dei soliti. Quelli più precisi, non sono i soliti piegati male. 16° posto. Qui troviamo una pala conficcata nell'asfalto che se la sono dimenticata. Fa ridere, più incazzare questo. 15° posto. Questo fa incazzare i fan di Harry Potter. Perché quel DVD, la fotografia di Harry, sta sotto, non ci sono come le altre? Bella domanda. 14° posto. Perché c'è un quadrato verde? O meglio, ci sono quattro mattonelle verdi in mezzo alle mattonelle bianche. Qualcuno ha sbagliato a fare l'ordine? Non dovevano costruirlo? 13° posto. Qui hanno sbagliato proprio a fare la pista ciclabile. Con l'albero in mezzo, con la freccia che indica pure di andare dritto. Cioè, devo andare a sbattere all'albero, mi fa piacere. 12° posto. Questo fa incazzare tantissimo. Questo. Mamma mia! Cioè, centro, destra, sinistra. Scritti tutti i posti sbagliati. 11° posto. Quindi vabbè, qui trattasi di biscotto ribelle. Tutti stanno così, lui non deve stare girato dall'altra parte. Vabbè. 10° posto. Ah, questa vabbè, una pallina blu in mezzo a tante palline rosse. La snervana anche quella. Non ho più. Questa mi fa incazzare tantissimo. Non sapete quante volte mi capita per strada. Capita pensare di vedere delle macchine con il copriruota di scorta, di subito, con il copriruota di scorta girate al contrario. Perché devi portare la scritta onda a capo sotto? Perché? Deve stare dritta. Non mi dici che sembra brutto, ma non lo so. Ti compri la macchina bella e poi non hai queste accortezze. Ma andiamo avanti. All'ottavo posto. Questa cosa che fa incazzare i piastrellisti, perché non vuole lavorare, chi l'ha fatto? Ne ha sbagliata una e ha sbagliato tutte le altre. 7° posto, questa è tenera. Questa non fa incazzare, mi fa incazzare perché ci sono due cagnolini, gli ultimi due sono scambiati, però questa fa incazzare. Questa fa incazzare tantissimo, che è un rotolo di cartoni che ha sprecato. Ora non lo utilizzi più, l'hai bucato. Al quinto posto troviamo l'Ubba Bubba, questo Bubba e Gu, questa gingomma andrebbe mangiata tirando un pezzettino alla volta, questa era una persa e se ne sono mangiata di metà. Quarto posto. Cos'è questo? È un disastro questo, non ve lo so neanche descrivere, è un disastro. Terzo posto sul podio. Ahia, altro disastro. Cioè, finito le mattonelle, comprare altre, non mi fare sto disastro. Non mi ha fatto a colui. E al secondo posto questa piastrellina, ma una ne manca. La puoi mettere in un posto più nascosto con la mancante? No. Andiamo avanti, regia. Primo posto troviamo. Uno sfregio. Questo è uno sfregio. Come si fa a tagliare così la pizza? Cioè, c'è il triangolo al centro.
Tra l'altro siamo degli illuminati, un illuminato ha mangiato la pizza. Mamma mia. Tanti modi di mangiare. Io per esempio la taglio a spicchi, mangio a gusto, spicchio dopo spicchio, si riadatta a lui ninja. Mia madre invece la chiude a metà e se la mangia tipo piadina. Fatemi sapere voi invece in che modo mangiate la pizza, perché ognuno ha il suo modo di mangiare la pizza, è una cosa interessante questa. Fatemi sapere sotto nei commenti come la mangiare quella pizza e che gusto vi piace di più. Così. E poi fatemi sapere anche il vostro snack preferito. Dopo questo, ragazzi, ricordatevi di iscrivermi ai miei. Sono qua sopra da qualche parte, ai miei social. Seguitemi sui miei social. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. C'è il login giù in basso. Condividete, mettete tanti like, se lo fai dal cellulare clicca più volte, mi raccomando che non prende, attivate la campanella così non vi perdete nemmeno un video. Tutto questo, ci rivediamo al prossimo video. Ciao da Aldistan, ciao Tartamici.